Siamo con Mario Chiarini, è quasi finita l'esperienza dell'Italia al Premier 12, un'esperienza certamente istruttiva, anche con qualche amarezza, probabilmente. Ne parliamo col capitano della nazionale. Sì, oggi affrontiamo l'ultima partita e è stato un cammino molto lungo e purtroppo le 5 partite che abbiamo giocato non abbiamo espresso un buon baseball, un buon gioco. Sono tanti fattori che andrebbero analizzati, sicuramente i 2 mesi di sosta dal campionato adesso hanno inciso molto, penso per tutti. È difficile competere a questi livelli con così tanto lasso di tempo senza del baseball giocato, più venendo da un campionato dove sappiamo tutti che non è che si giochi abbastanza per competere a questi livelli, e quindi purtroppo sappiamo che bisogna essere perfetti per giocare contro queste squadre. Non lo siamo stati a sprazzi, abbiamo fatto delle belle giocate a volte, in battuta non siamo consistenti, ma purtroppo è quasi impensabile poter avere il ritmo partita per 5 partite contro questi lanciatori. E sicuramente per i ragazzi più giovani è stata un'esperienza, penso, buona per vedere appunto un livello molto alto di gioco, e niente, speriamo che in futuro riusciremo a migliorarci su tanti aspetti e soprattutto su quello del dare continuità al gioco durante l'anno, in maniera tale che i ragazzi arrivino sempre più preparati. All'Italia non manca il talento, non manca la preparazione atletica, certamente, come accennavi tu, manca il confrontarsi ad alto livello. Questa è una realtà con la quale dobbiamo ovviamente fare i conti. Sì, è logico, tanto è sotto gli occhi di tutti, affrontiamo ragazzi di 20-21 anni che giocano col coltello tra i denti, che sono professionisti, giocano e hanno 400-500 turni all'anno sotto la cintura, quindi c'è poco da dire. Un nostro ragazzo, si sa che in Italia come giocatori sviluppiamo intorno ai 30 anni, quando in realtà all'estero a 22-23 anni sono già pronti. E questo è il gap più grande, non si può far finta di niente, cioè quando ci confrontiamo in questi tornei, credo che bisogna essere obiettivi e vedere, dire le cose come stanno. Non possiamo permetterci di confrontarci e sperare di essere vincenti se non giochiamo a questi livelli costantemente. Per chiudere, la tua esperienza personale, il primo torneo in cui giochi solo battitore designato. Sì, ma io ero contento, sono partito contento perché sapevo che c'erano altri ragazzi che insomma potevano giocare esterno, c'è un cambio di generazionale, ormai del vecchio gruppo siamo rimasti in pochi e nei prossimi anni sicuramente metteremo anche noi, quindi è giusto che questi ragazzi iniziano a entrare a contatto con il ruolo nazionale. E per me sono stato contento perché abbiamo lavorato bene, infatti mi dispiace più per il gruppo perché è stato un mese molto molto lungo, fatto di tanti sacrifici, abbiamo lavorato tutto il giorno, la mattina e la sera, però noi sapevamo di affrontare un torneo difficile ed è andata così. Per conto mio sono contento, nel senso ho fatto questo mese in battuta, sono stato bene, purtroppo durante il torneo non è che le partite siano state molto positive per nessuno, però sì, adesso ad oggi manca l'ultima giornata della partita con Cuba, speriamo di finire.